Per cui, da questo punto di vista, qual è la vostra posizione? Come risolviamo il problema del lavoro e nel particolare i forestali? Avete qualche idea? Noi abbiamo scritto il punto che riguarda i forestali nel nostro programma insieme a loro, perché crediamo che gli attori di una problematica spesso sono anche quelli che riescono ad avere le soluzioni migliori, perché vivono da dentro. Allora, per esempio, abbiamo scoperto che la forestale è dotata di macchine tringiatrici che possono fare il pellet, che può essere utilizzato nelle stufe, nei camini, all'interno delle nostre case. Questa cosa è molto importante perché abbiamo 10 aree boschive, sono coltivate a tricorno, che è l'eucaliptus selvaggio, ed è un albero che cresce molto velocemente. L'idea con loro, una delle idee lavorative, potrebbe essere quella di fare una società cooperativa che può occuparsi di disboscare un'area boschiva all'anno, piantumando, e ritornarci dopo 10 anni, perché sono 10, e quindi trovare già gli alberi di nuovo ricresciuti e creare pellet che può essere venduto. Quindi già lì riusciamo a creare attività lavorativa, perché con questo prodotto praticamente ci facciamo dei soldi, quindi si possono pagare gli stipendi, si può fare un utile. Dall'altra parte, utilizzare anche i forestali come forza lavoro che deve essere affiancata sia ai vigili urbani che alla sia ai vigili del fuoco che alla protezione civile. Attualmente loro non possono intervenire in incendi all'interno dei centri abitati, non possono intervenire neanche in incendi su appezzamenti di terreno privati. Quindi abbiamo una forza lavoro che ha le mani legate. Sleghiamole queste mani, diamogli una formazione tale che possono affiancare i vigili del fuoco, la protezione civile quando serve. Terzo punto, io ho un sogno in Sicilia per i forestali, ma è quello della nostra lista del Movimento 5 Stelle. In America l'omologo dei forestali sono i ranger. E i ranger cosa sono? Sono anche guide turistiche, sono persone che conoscono profondamente il loro territorio e, oltre a salvaguardarlo, lo fanno visitare agli altri. Quindi lavorano all'interno, lavorano anche con i turisti che arrivano, perché loro conoscono gli animali che ci vivono, le piante che ci crescono all'interno dei loro appezzamenti. Io questo è quello che ho proposto ai forestali in Sicilia, di diventare anche loro delle guide turistiche. E con i giusti corsi di formazione possono farlo, hanno gli elementi per farlo. E poi l'ultimo punto è quello che dobbiamo utilizzarli non per spegnere gli incendi, ma per prevenirli gli incendi. Dobbiamo utilizzarli per salvaguardare i torrenti, per pulirli quando serve, in maniera tale che non succedano più le alluvioni, e riqualificare il territorio. Il nostro è troppo fragile dal punto di vista idrogeologico. Quello che è successo a Giampilieri non è un ricordo, può succedere ancora. Ti ricordi 2 settimane fa a Lipari cosa è successo? Perché non sì. Si possono prevenire queste cose. E allora dobbiamo dare la possibilità a queste persone di avere una dignità lavorativa. Non possiamo utilizzarli sempre come precari. Non possiamo permettere in questo momento, promettere in questo momento la stabilizzazione del comparto in blocco totale. Quella sarebbe semplicemente vendere fumo, vendere parole. Stai mentendo quando dici una cosa del genere, lo sai benissimo che non si potrà fare, però possiamo utilizzare una strategia che piano piano porti all'interno di un comparto a tempo indeterminato più personale possibile. Man mano che andiamo attivando tutti questi percorsi di cui ti ho parlato ora, potremmo riuscire paradossalmente in 5-10 anni a attivare tutti questi campi, e a quel punto probabilmente 26.000 sarebbero anche pochi. I tagli della politica, concretamente cosa prevedete voi? E allora, i costi della politica sono veramente enormi in Sicilia. Noi abbiamo già fatto una proposta seria e precisa. Benefit intendo pure, non soltanto lo stipendio che avete già dichiarato. Certo. No, noi allora in questo momento... Quindi pensione all'infinito... Indennità e benefit vari, ogni deputato porta a casa mediamente ogni mese fra i 15 e i 20.000 euro al mese. Allora, noi abbiamo detto che noi ovviamente proporremo una legge per la riduzione, per l'eliminazione di tante cose, però siccome per noi quello che proponiamo è già legge, gli eletti del Movimento 5 Stelle si autoridurranno lo stipendio una volta entrati al Parlamento regionale, percepiranno 2.500 euro netti al mese, e rifiutando tutti il resto dei benefit, che sono l'assegno di fine mandato, sarebbe sostanzialmente la liquidazione, il vitalizio, che sarebbe la pensione, la diaria, le schede telefoniche. Sì, ma guarda, si può fare politica senza soldi, e questa è una cosa fondamentale. Dobbiamo ridare
alla gente la possibilità di guardare ad una classe politica come al buon padre di famiglia. In questo momento invece tutti questi privilegi e tutta questa roba che esce per ora dal Lazio al Piemonte alla stessa Sicilia fanno invece sì che la gente sia estremamente indignata contro quella che ha giustamente viene definita casta. Sì, il fatto che non vi candidate alle province forse rientra in questa idea? Ma noi vogliamo l'abolizione delle province. Quando tu vuoi l'abolizione di qualcosa, ovviamente se sei coerente, se sei logico con i discorsi che fai, non ti candidi neanche. Se non la vuoi, non la consideri. Noi di Cittadini in Movimento siamo aperti ad ascoltare qualsiasi altra voce, per cui per oggi grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Io vi invito a guardare il programma su sicilia5stelle.it e a mandarci le vostre... tutto quello che pensate, insomma, se si può migliorare, se si può aggiungere qualcosa, magari abbiamo dimenticato un tema che a voi è caro. Mandate la vostra email, fate il vostro commento e verrete invitati ad inserirlo all'interno di Liquid Feedback, quindi potrete anche commentarlo e portarlo assieme a tutti gli altri.